Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro Mr. Volpix, e ben ritrovati oggi qua su Grim Fandango Remastered. Oggi iniziamo questa nuovissima serie qui su questo gioco perché vi ricordo che da piccolo io, diciamo, lo giocai tantissimo, lo finì due volte e per l'appunto voglio, diciamo, passare questi ricordi assieme a voi. Quindi, è perso un grandioso avvelenamento. Ehi, Dai, hai perso un grandioso avvelenamento. Sì, e tu hai perso un grandioso cliente. questa l'hai Dovin è cercata? tornato con una suora. Gliel'ha Io un ometto trombata. magro con un brutto carattere e nessuna commissione. Bene, Becca, porta a almeno casa. hai da fare. Certo. Te, Copal, non è veramente nel suo ufficio, infatti. No, dobbiamo dirglielo. Perché l'altra volta abbiamo modificato la risposta automatica, vedete che vi ricordate? Sai, Vediamo. Copal non è Vediamo. veramente nel suo ufficio. So cosa vuoi fare, dolcezza. Guarda Stai te. cercando di allontanarmi dalla mia scrivania. Così potrai di nuovo unire insieme tutte le mie graffette. Ma non è Cresci, vero. porco. Manny, se non ti spiace, avrai da lavorare all'archivio. Giusto, adios. Ma guardate questa cosa va a pensare, che neanche è vero. Comunque mi si sono rotte le cuffie, raga. Quindi parlo un poco più forte, porca puttana. Le corse Avengers 2000 mi sono rotte. In pratica non è che mi sono rotte. Che cazzo è questo? Vos, Sì. i vostri bei vestiti e la vostra posa sotto il naso. Ficcare Sì. le bottiglie di birra vuote nel tubo del pneumatico dei messaggi. E È allora? razza di divertimento. Ho Vos, capito, ma con quale doppiaggio me gentuni, la dici? non capite che lo smistatore del tubo pneumatico è un macchinario Va bene, allora cercherò delicato? di, con più cura, cercherò di Credete d'esser meglio utilizzarlo. di me? E No, quello. certo. Ah, vorrei se gli rispondevi se che cazzo ti diceva. Con quale doppiaggio poi me l'hai detto? Possiamo andare da lui? Perché non mi ricordo come dovevamo fare la storia. Questa è la stanza dove dovevamo fare tutte le cazze. E allora ho fatto questo? Ah, ok, creiamo questa Ah, cosa. che puzza. E ho capito che c'è puzza. Ok, devo prenderla, quindi P. No, grazie. Quella roba puzza da morire, amico. Allora lasciamola così, vediamo cosa succede. Perché magari alle volte sapete com'è. Allora, io non mi ricordo perché è tanto tempo che non ci gioco, raga. Non mi ricordo adesso, cioè, mi ricordo che andavo a tutte le sezioni, passeggiando, e dopo all'ultimo magari me ne accorgevo dove andare. Dal momento che quest'anno non riesco a partecipare al festival, penso di meritarmi almeno un po' di pan de muertos. Ok, vi ricordo i comandi. Quando prendete l'oggetto con F, con P lo portate dentro l'inventario. Questa è la cosa che vi Che ricordo. si dice, buffone? Fuori Piglia dai piedi, buffone. bamboccio! Mi sto allenando! Sì. Allenando per cosa? Allenando per cosa? A torcerti il collo, tu che ne dici? Però stai calmo. Arrotolamene uno. Arrotolamene uno. Proprio così, Certo, easy. arrotolati questo, ok? Però, senti. E infatti, vediamo. Se fare un gatto. Scommetto che non sai fare un gatto. Non scommettere, amico. Posso fare tutto. Posso fare uccelli, anfibi, Sì, fa psichiatri, il mio robot. uccello. Forza, dimmene uno. Vediamo, Mi ricordo che una volta c'era tra queste quattro frasi, tra queste quattro cose da fare. Da piccolo mi ricordo che ce n'era una che lui non sapeva fare. Se non sbaglio era il verme morto. Un Voglio verme provare. morto. Oh, Vediamo. questo è facile. Era quella più semplice che sapeva fare. Non c'è limite su quelli. Ma. Vabbè, teniamocelo. Ma, amico, scusa. Il mio bambino vuole un Il altro mio bambino animale. vuole un altro animale. Oh no, che vuoi ancora? Oh mio Dio. Un cane Un cane selvatico. selvatico. Vediamo. Sono la mia specialità. Vediamo, Hai capito te? Mi ricordo che forse avevo presi tutti. Andiamo a farne altri. Allora ragazzi, dopo averle fatto tutti, questo pezzo ve l'ho tagliato. Vediamo se ci fa attraversare la tenda. Questa è una cosa che voglio fare. Posso attraversare la tua tenda? Vorrei vedere la parata. Scusate, per Attraverso la sbaglio ho messo tenda di originale, Dracula, amico. scusate. Ti sembra una porta girevole? Oh, sì, certo. Vediamo, Mi Mi insegni a insegni a farlo? farlo? Vediamo. Siccome sei un principiante, perché non ti alleni col primo esercizio? E sarebbe? Soffia! Ce la so soffiare. Boom! Ah, ne ho fatto scoppiare un altro! Stupide dita ossute! Oh mio Dio. Per Cosa dovrei fare? festival, Sì, un bel successo. La eh? Non è mia che ti sindrome piace del tunnel tanto. carpale si è risvegliata. Ma tu non hai i tendini. Nemmeno tu hai una lingua. Ma non mi pare che ciò ti faccia stare zitto, giusto? Io parlo quanto voglio. Vabbè, raga, dopo aver parlato con quello stronzo, vediamo nell'inventario cosa abbiamo. Allora, abbiamo il pane che abbiamo preso, È il esaminiamolo. pane dei morti. Ok.
Il verme. Vabbè, lui diceva che era un verme. E poi questo è il cane. È normalissimo. Non ci vedo niente, è un piccolo gattino miagolante. Ok, questo non cos'è? Non somiglia per niente a Sigmund Freud. E vabbè, quello è un truffatore. Ma questo era un altro verde. Sì, vabbè, questa è la nostra clava. Il mazzo di carte che ancora non so cosa serve. Usciamo dall'inventario. Ok. E dobbiamo andare qua. Ok. Io mi ricordo che c'era qualcosa da fare. Qui, raga, mi ricordo che c'era qualcosa da fare. Absolutely. Proviamo a salire qua, vediamo cosa c'è. Io mi ricordo che qui sopra c'era un'altra cosa per avanzare nella storia. Io mi ricordo perché non è che il gioco si basa solamente su questo scenario. Ci sono tantissimi altri scenari da esplorare. Ok. Mi ricordo che qui si poteva girare, infatti. Se non c'erano gli uccelli di merda che rompevano. Se vado avanti, Dom mi vedrà e chiamerà qualcuno per dissuadermi dal suicidio. Che cazzo c'è qui dentro? Ah, scusate, ma sono andato da un'altra parte. Cos'è questo estintore? Possiamo prenderlo? Infatti. Ok, mettilo qua. Vabbè, sti cangazzi di ste cose. Gli ho lasciato perdere l'altro pezzo, Va bene. Come ragazzo. La rotella non gira e la porta non si apre. Ok. Cosa sto facendo? Aspetta. Oh, un secondo, raga. Forse ho trovato. Allora, guarda che cazzo. Ma raga, proprio easy. Adesso ora mi sono ricordato. Dopo mezz'ora di registrazione, non è anche 20 minuti. Ok. Avete presente che andando da questo tizio qua, lui ti dice, noi gli diciamo, né altri di questi vermi. Ascoltate, ok. Adesso questo pezzo ve lo taglio e ne gonfio minimo 3. Ma non è che magari il cosa che avevo il palloncino che ho gonfiato lo devo mettere qui dentro. Cioè, perché ce n'è uno scuro e uno chiaro. Io provo a metterci quello chiaro o quello scuro. Proviamo questo scuro. Vediamo, L'unica cosa che mi viene in mente è questa. Ok, per questo finisce lì alla macchina laggiù. Quella che gira. Vediamo, cazzino. Ecco appunto, tutta quella verma è finita lì dentro. Adesso quello chiaro. Vediamo, Cazzo succede ora? Dovrebbe aprirsi la porta a sto punto. Ecco, si sono delle sostanze, hanno fumato sta malva. Non mi suona bene. Però almeno abbiamo interrotto il collegamento e questo è quello che ci importava a noi, no? Mamma mia, quando sei brutto, rimasterizzato. Versione originale, eccola qua. Persona rimasterizzata. Il server è di nuovo bloccato. Novità. Adesso guardi perché. Ok. Adesso voglio sapere a cosa mi serviva. Come dire, bloccare quella macchina. C'era questo il nostro obiettivo. Però voglio capire perché cosa. Ah, perché lui adesso l'aggiustava. Possiamo chiuderlo? No. Ok. La rotella non si muove. Solo lui c'è la forza, credo. Non ricevo più messaggi. Il server è per caso bloccato? Vediamo. Questa la loro idea de scherzo. Io lo trovo divertente. Mi piacerebbe riempir le loro de tubature. De material da imballaggio per vedere se gli piace. Allora, quindi stai dicendo che sarebbe bloccato? Quindi stai dicendo che il server è bloccato, giusto? Il server non è bloccato. Non è mai bloccato. È soltanto temporaneamente indisponibile. Ok. In corso di manutenzione. Ecco tutto. Ho capito. E per quanto tempo rimarrà bloccato? Per quanto tempo rimarrà bloccato? Vabbè. Con queste cose non si può mai dire. Forse per ore. Oppure finché non c'è più nessuno in giro e tu te la batti, eh? Qualunque delle due accada prima. Hai capito tutto questo? Vediamo se ci fa entrare. Solo un secondo? Stai scherzando? Questa è un'area di massima sicurezza. Vabbè. Nessuno può star qui, tranne me. E tu cosa hai di speciale? Cosa hai tu di speciale? Io sono uno spirito elementale. Evocato dalla terra dei morti. Vabbè, sì, io sono la principessa Sisse. Ti sono stati dati uno scopo, un'abilità, un desiderio. Riparare smistatori di tubi pneumatici. No, ero stato creato per guidare gli ascensori. Ma poi hanno montato quelle maledette fotocellule. Purtroppo quella città è la rovina, lo so. Sai, credo che ormai sia pulito a sufficienza. È abbastanza pulito da funzionare, certo. Sto solo dando un ultimo colpetto, tanto per essersi... Daglielo buono sto colpetto. Giusto, giusto. Come sei entrato? Per curiosità, come sei entrato? Mi sono infilato in uno di questi tubi, come un folletto.
Come diavolo credi che sia entrato? Dalla porta, come te? Chi è che fa cose così terribili? Sono quegli idioti dell'ufficio spedizioni. Credono che questo gioiellino ruberà loro il lavoro. E hanno ragione. Beh, ho capito. Farò il mio chiacchierone. Ho un sacco di tubi da pulire qui. E se non ti disturbo? Ok, e questa è fatta. Ho capito. Oh, non da nuovo! Sta bruciando. Utilizzalo. Stai cercando di sparare in orbita l'intero edificio? Questo è un estintore a base di magnesio. Spruzzalo sopra quella gomma piuma e ci troveremo a cavalcare un fuoco d'artificio gigante. Cosa? Perché avrebbero dovuto mettere qualcosa di così pericoloso qui dentro? Suppongo che non immaginassero che questa stanza si riempisse di robaccia pericolosa. Ok. E fino a qua ci siamo. Comunque, io direi che il video oggi può anche finire qua. Spero che vi sia piaciuto. Un like e commentate. E noi ci vediamo al prossimo video. Dal vostro Mr. Volpix. Se non vedete, forse domani avrete un'altra puntata. Questi giorni cerco di portare più video possibili. Anche perché una volta al giorno qui su questo canale faccio un video. E spero che magari questo lo apprezzate. E niente, spero che il video vi sia piaciuto per l'appunto. E con il menu originale io vi saluto. Guardate che cazzo la differenza che c'è. Vabbè, rimasterizzate meglio. Noi siamo proprio, come dire, colpiti con l'HD, queste cose qua. Io spero che il video vi sia piaciuto. Pollice in su, commentate. E noi ci vediamo al prossimo video. La prossima è stavolta Volpix 97. Quindi niente, ciao ragazzi, al prossimo video. Bella.